Video shock dallo spogliatoio francese. Spalletti, come ha permesso questo? L'Italia è uscita distrutta dalla sfida contro la Francia a San Siro, nell'ultimo incontro della fase alleghe della Nations League, perdendo con un sonoro 3-1. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Un risultato che ha avuto il sapore di vendetta per i vice campioni del mondo, che hanno finalmente pareggiato i conti dopo l'umiliante sconfitta subita al Parco dei Principi, quando furono gli azzurri a imporsi con lo stesso punteggio. La Francia però non ha dimenticato e ha atteso questo momento a lungo. I video che stanno rimbalzando sui social confermano che la squadra di Deschamps ha preso questa partita come un'opportunità per riscattarsi. La scena più clamorosa arriva dallo spogliatoio francese, dove il capitano Ibrahima Konaté incita i compagni con un grido di battaglia. Vendetta, vendetta, vendetta. Un grido che risuona come un monito per l'Italia, che dopo questa sconfitta si trova a riflettere non solo sulla prestazione, ma anche sulle scelte tattiche che hanno portato a un risultato così amaro. Sotto la guida di Luciano Spalletti, l'Italia aveva mostrato segnali di crescita, specialmente dopo l'umiliante eliminazione agli ultimi europei. Tuttavia c'è un problema che sembra non voler passare. La difesa sulle situazioni di calci piazzati, punizioni, rimesse laterali, calci d'angolo, un vero e proprio tallone d'Achille che anche la Francia ha sfruttato senza pietà, contribuendo in maniera decisiva al risultato finale. Come ha chiaramente spiegato Konaté negli spogliatoi prima della partita, il difensore ha esortato la sua squadra a concentrarsi sui calci piazzati, indicando esplicitamente Digne come la chiave per colpire l'Italia. Andiamo, ragazzi, sui calci piazzati, in difesa e in attacco. Lucas sa cosa dovrà fare. La domanda sorge spontanea. Perché, se tutti conoscevano il problema dell'Italia sui calci piazzati, Spalletti non ha agito, adottando una difesa a uomo più aggressiva? La sfida tra Italia e Francia, dunque, non si ferma mai nemmeno dopo il fischio finale, dopo le parole di vendetta di Konaté e la derisione dei tifosi francesi non sono piaciute affatto ai sostenitori azzurri, che hanno visto il loro orgoglio calpestato sul campo. Come reagirà l'Italia? Saranno queste sconfitte a spingere finalmente Spalletti a fare i cambiamenti necessari? O continueremo a vedere gli stessi errori ripetersi in futuro? Cosa ne pensate delle parole e degli atteggiamenti della Francia?